Allora anche questa sera mettiamo un punto su questa pagina condivisa, vissuta e scritta insieme, e anche questa sera lo facciamo con un canto, un pensiero telegrafico che poi diventa preghiera. E ovviamente anche stasera c'è qualcosa che vi ristorerà. Per Nino non c'è niente. Questa... Allora, prego, coro. Erano te pareva mezzo giorno, ma io le stelle lustre belle sovrattano così, e a chiudo cento gli attacchi a mali Ai se mago. Quando nasce Torino, quando nasce Torino, la Betlemma, erano te pareva, Gesù giorno, maia le stelle, lustre belle, e anche stasera ci diciamo grazie con un applauso, in una reciprocità che riconosce quanto sono preziosi gli altri amici, fratelli, sorelle, parte di questa comunità che sempre più deve sentirsi tale. Come sapete, la sera io raccolgo un po' di opinioni, di risonanze. E sono sempre segnate dall'emozione, dalla commozione, dalla gioia, dalla gratitudine, però stasera ne volevo evidenziare una, ed è il fatto che quando esce fuori una famiglia che ha dei bambini c'è una reazione diversa. Io in genere domando ai bambini: vi è piaciuto? Sì. Cosa non ti è piaciuto? Il diavolo, no? E io dico, e normalmente dico, buon segno, perché se ti fosse piaciuto il diavolo, ecco, non sarebbe stato. Mentre qualche adulto dice,
bello Uriavolo, no? Ecco, evidentemente al di là del scherzoso ironico della cosa, ma è vero che l'innocenza rifugge il male, ne ha paura, mentre il nostro essere adulti in qualche modo si lascia anche attrarre, non riguarda il nostro presepe e non riguarda il nostro Belfegor, che tra di noi è, come dire, anche una delle persone più miti, quindi anche la meno adatta a fare questa parte, anche se ci mette tutto il suo, no? Però è per dire come il Natale poi è questa lotta tra bene e male che ciascuno di noi affronta ogni giorno. Lo sappiamo, noi grandi lo sappiamo, non sono poche le volte in cui quello che ci attrae, non sono poche le volte in cui c'è qualcosa di luminoso che ci abbaglia troppo. Seguiamo la luce, sempre. Segui la luce, no? Come, non ascoltatelo. Ecco, rimanga in tutti noi anche questo invito, ci lascia una stella a seguire la luce. Sotto le stelle di questo cielo bellissimo e splendido che ci ha fatto compagnia in queste sere, anche stasera preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Insieme, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Stasera c'è un buon panino, salsicce e broccoli o salsicce e patatine, preparato sempre dai nostri amici dell'Associazione Cuochi, per i pastori e i collaboratori del nostro presepe, per cui chiediamo a tutti gli altri di aspettare, di dare la precedenza ai pastori e ai collaboratori del presepe. Per Nino non c'è niente, perché si è mangiato tutto il portuale lucertina. Scherzo Nino, c'è anche per te. Domani ultima serata, santa notte, notte serena, un riposo tranquillo.